La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Eccoci di ritorno da Zeke. Cosa ci devi far vedere con il trasferimento dei poteri? Oh, un nome e un fatto, hey, Cole! Sapevo che eri tu. Che succede? Ok, ci siamo tutti. Qual è questo segreto, Zeke? È ufficiale. Il dispositivo di trasferimento è a Fort Phillip. Tutto ok? La bambina fa i capricci perché Bertrand ha copiato i suoi poteri su un branco di nullità. Dobbiamo distruggerlo. Deve essere distrutto. Cosa? No, no, non esiste. Ce lo teniamo per noi e sottraiamo i poteri a tutti gli altri, ok? Tu certo, non capisci? Come no? Io non capisco cosa, stronza! Che ti senti usata e violentata da una macchina? Sai cosa? Ti conosco da 5 minuti, ne ho abbastanza! Usarlo non ha importanza se non ci mettiamo le mani sopra. Ora ascoltatemi, Fort Phillip è enorme. Ci vorrà un esercito per entrare e coprire le uscite per lustrare l'interno. Potremmo allearci con la Roche e i suoi. E perché dovrebbero aiutarci? Una semplice campagna a cuori e menti. Diamo loro ciò che serve. Sì, come un bel calcio nel culo? Come del cibo, un tetto, oppure antibiotici. Nessuno della milizia è stato colpito dall'epidemia. Forse Bertrand controlla i medicinali. Ed è questo ovviamente. Che... ovviamente. Ho disegnato una mappa delle ronde della milizia. Potrebbe aiutarvi a trovare le scorte. Ci darei un'occhiata. Andiamo. Ottimo. Bel lavoro. Grande, funzionerà, ragazzi. Cosa? Distribuire medicinali? No, 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 non fa. Sentiamo altro la tua idea. Più forti. Dobbiamo farli arrabbiare. Devono dipendere da noi. E come dovremmo fare? Diciamo, mi vestite come uno di quei tizi della milizia e io mi diverto a spaccare qualche culo. Cioè un massacro? Chi se ne frega? Poi arrivi tu e fai il salvatore della patria. Per questi idioti diventerai un eroe. Certo, come no? Che ne pensi, tesoro? Penso che tu sia una pazza. Ma l'idea ti piace? È lui che ti piace, vero Nyx? Allora, collabora con Nyx per ottenere con l'inganno l'adorazione dei ribelli, punto vista rosso, o aiuta Quo a conquistare la loro fiducia. Ovviamente, sappiamo bene a cosa punteremo. Certo, come dice Nyx, sarebbe facile farli arrabbiare. Però, vuoi un esercito indebolito, pieno di malattie, che una volta che inizia a tossire una volta crepano? È suo. Frammento, vado a prenderlo. Ecco qua. Sì, 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 bravi, bravi, continuate a rompere le scatole. Ma dai, il piano di Quo fa schifo. Vuole aiutare tutti tranne noi. Se farai come dico io, diventerai l'idolo di questi cretini. Dove sei? Sì, ma non è la cosa più importante, Nyx. Cioè, siamo sinceri. Il tuo piano è solo l'ennesima cafonata per fare casino. Cioè, dai, va bene tutto. Però, stai buonina, su. Campagna, cuori e menti. Giusto, con R1 oh, non hai una pista sulla scorta di medicinali di Bertrand? Sì, ce l'ho. Ce l'ho. È quella che sta scappando. So dove trovare la Roche. Dai, dai, vai, vai, vai. Friggili. Pure. Ed ecco. Aspetta, devo girarli. Che se ne va a fanculo. Il piano, vai, 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 vai. Dai che li ho storditi. Stronzi. Pure. No. Ok, credo di averlo evitato il colpo. Allora, aspetta qua. Aspetta, aspetta, aspetta lì. No, scendi. Vai. Prendilo, bravo, vai. Vai Quo, vai Quo, no, vai, no, vai, vai. Non posso tornare indietro qui. Calmati. Abbiamo dei superpoteri, ricordi? Esatto. Porca troia. Sì, è McGrath. È innescata.
Ecco qua, aspetta, ci penso io. Addio. Vai, vai. Move it. Fast. Che succede? Allora, aspetta. Porca troia. Tu statene buono là. Se si è vantata con me del suo piano, hai fatto bene a venire con me. È completamente pazza. Travestirsi da miliziani per uccidere i ribelli e scatenare una guerra. Non siamo mica in un fumetto. Sono d'accordo. Ci arriveremo con qualcosa di cui hanno bisogno. Qualcosa come questi medicinali. Ancora? Mi basterebbe mi accettassero per quello che sono. Ascolta qua, non sei un mostro. Sei sempre la stessa. Esatto. Hai solo dei ghiaccioli che ti... Hanno accettato me. Accidenti, sei proprio carino, grazie. Mister Finezza lui, eh. Hai solo dei ghiaccioli che ti esco dal culo. Mostro gigante schifoso. Ho finito. Dai, riapri la bocca, pezzo di merda. Allora, aspetta. Ho bisogno di elettricità. Non vedo, c'è il fuoco. Ehi, scemo. Ma pezzo di sto rozzo, sei proprio girato guardandomi pure. Dai, apri la boccuccia, coglione. Porca troia. Ste caccole di muco però. Dai. Vedo che le macchinine comunque ti fanno danno, anche se hai la bocca chiusa, eh. Dai, scemo, apri. No. Evitale. Apri quella bocca di merda. Dai che ti devo fare la visita. Ancora mi sparano. Ma che siete scemi. Apri quella bocca. Apri la bocca, stronzo. Ancora un pochino, per favore. Forza. Dai che sei bravo tu. Dai, ancora un po', per favore. Un pochino. Apri ancora un po' la boccuccia. Dai. Chi è un bravo cucciolotto? Bravo lui. Che succede? Scappa qua. Scappa che io devo abbatterlo. No, ancora un po'. Ok, è andato. Andato. Vai. Bella idea del cazzo, amico, mettersi in acqua. Fatelo dire. Ecco fatto. Aia. Andato. Aspetta. Dov'è? Ok, credo di averlo ucciso. Via, vai. Parti. Parti qua. Io avrei bisogno di un po' di elettricità, ma giusto un pelino me ne basterebbe. Stai facendo surf su un'ambulanza. Signor La Roche, portiamo medicine per lei e i suoi uomini. Beh, ti ringrazio. Non ci hai portato solo medicine, razza di imbecille. Questo posto era segreto. Beh, non lo sarà ancora per molto. Dammi.
Aspetta, 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 aspetta. Ok, credo di aver fatto più casino di quanto ne avevano bisogno, scusami. Aspetta, aspetta, ci penso io. Ecco fatto. Vai, vai che è congelato quello. Fatto. Dammi, esatto. Via. Credo di aver ucciso più persone di quanto ce n'era bisogno, mi sa. Tu stai buono. Sta per esplodere. Porca miseria. Ho bisogno di elettricità. Occhio qua. Non ti mettere in mezzo, per favore. C'è da dire che comunque la combinazione... C'è ancora qualche drone nella milizia. Ed è sempre l'ultimo rimasto che pugnala a cuore il tuo compagno alle spalle mentre tu dormi. Non so se mi spiego. No, in realtà, però... Allora, aspetta, ce n'è uno alle spalle. Ecco fatto. E ce n'è uno ancora lassù. Dai, ritira fuori la testa. Beh, McGrath, i miei uomini si sentono invincibili con te al fianco. Allora diamo una ripulita al forte. Insieme scacceremo Bertrand da Sanction Parish. Abbiamo altra scelta dopo che avete fatto scoprire il nostro nascondiglio. Se non li colpiremo per primi, ci spazzeranno via. Ovviamente. E poi sono indebito con voi per i medicinali. Alcuni dei miei sono molto, molto malati. Mi preparerò all'assalto. Avvisami quando sei pronto ad attaccare. Va bene. Fatemi... Ecco qua. 24 civili feriti. Mamma mia, metà di quelli che ho eliminato in pratica. Vabbè. Ha importanza?